Come abbiamo visto, il calore è energia in transito, energia di agitazione termica, che attraverso gli urti incessanti passa dall'aria all'esterno del contenitore pieno d'acqua, passa alle pareti del contenitore e poi dalle pareti, sempre attraverso gli urti, all'interno dell'acqua. L'energia passa dal gas, metano più ossigeno, che si trova intorno alla pentola, all'acqua mediante un flusso di calore. L'altro modo che abbiamo visto è con il mulinello di Joule, che va ad agitare direttamente l'acqua attraverso la rotazione delle palette. Il calore si esprime con due diverse unità di misura, che sono il Joule e la caloria. Inizialmente l'unità di misura del calore fu la caloria, definita in pratica come quella quantità di calore che fa innalzare di un grado centigrado o di un grado Kelvin, che è di un Kelvin, che è la stessa cosa, un grammo di acqua distillata. Una volta capito poi in seguito che il calore è energia che si trasferisce da un sistema a un altro, oppure da una parte a un'altra di uno stesso sistema fisico, quindi che è energia in transito, allora il calore poté essere espresso anche attraverso l'altra unità di misura, quella dell'energia, che è il Joule. L'unità di misura del sistema internazionale è il Joule, ma è molto usata anche la caloria e il suo multiplo, che è la chilocaloria, che vuol dire 1000 calorie, che è la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di un grado centigrado o un Kelvin alla pressione atmosferica normale, ma non di un grammo d'acqua, altrimenti sarebbe la caloria, ma di 1 chilogrammo d'acqua. Del resto è logico che se per innalzare la temperatura di un grado, di un grammo d'acqua, serve una caloria, per innalzare la temperatura sempre di un grado, ma di 1000 grammi d'acqua, cioè di un chilo, serviranno 1000 calorie, cioè una chilocaloria. La precisazione che la temperatura deve innalzarsi da 14,5 a 15,5 gradi centigradi è perché sperimentalmente si vede che la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di un grado è leggermente diversa a seconda della temperatura di partenza. Per esempio, da 80 a 81 gradi serve una quantità di calore leggermente diversa che per innalzare, per esempio, la temperatura da 50 a 51 gradi o da 14,5 a 15,5. Fu scelto questo intervallo di temperatura sempre di un grado, però partendo da 14,5 gradi centigradi come intervallo di riferimento per definire la caloria. Ma noi trascureremo sempre questa lieve differenza di calore necessario e quindi diremo che è necessaria una caloria anche quando dobbiamo innalzare la temperatura di un grammo d'acqua, per esempio da 80 a 81 gradi. L'importante è che il salto termico sia sempre di un grado centigrado. Rimane da stabilire l'equivalenza per passare dalla caloria al Joule, e questa equivalenza fu stabilita proprio da Joule con una serie di esperimenti molto precisi e ingegnosi, tra cui l'esperimento del mulinello che abbiamo visto prima. Così Joule ricavò sperimentalmente che una caloria equivale a 4,186 Joule. Oppure, che è la stessa cosa, una chilocaloria, che fa aumentare di un Kelvin la temperatura di un chilo d'acqua, corrisponde a 4186 joule, cioè 4,186 kJ. Quindi l'equivalenza è questa: una caloria corrisponde a 4,186 joule, oppure moltiplicando entrambi per 1000, 1000 calorie sono 4186 joule.